Il cadavere di una donna è stato avvistato oggi nelle acque del lago del Segrino, nella zona del Canneto, verso Canzo. Il corpo è stato notato questa mattina da un passante che ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Al Segrino sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra dei sommozzatori, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù. Al momento non ci sono certezze né sull'identità della donna trovata senza vita nel lago, né sulla causa della morte. La notizia del ritrovamento del corpo di una donna nel Segrino ha fatto pensare subito alla possibilità che si tratti della signora di 54 anni di Brianza, scomparsa il 22 giugno scorso. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa e hanno fatto ripetuti appelli, ma al momento non hanno avuto informazioni certe. La macchina della donna era stata trovata nei giorni successivi alla scomparsa, proprio nella zona del lago del Segrino. Per ora, però, dalle forze dell'ordine non sono arrivate informazioni certe sulla possibile identità della donna recuperata oggi nel lago. Il corpo è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri per arrivare a dare con certezza un nome alla vittima.